che è legata ad un esercizio che da anni si tramanda, il sacro, il culto, il rito della devozione religiosa. Non posso anche non esprimere un momento di gratitudine e di grande soddisfazione per vedere la Chiesa eusebiana oggi presente con la Chiesa rappresentata dalla Lumellina, da Vicevano, quindi il mio è un particolare momento di soddisfazione in questa occasione. Non è retorico, anzi è un invito ancora ad approfittare per salutare il padre. Il professor De Loco, che è la memoria storica di questo paese, mi ha dato qualche appunto, perché proprio lui memoria storica. Anzi, ho visto in un recente passato delle fotografie che mi hanno colpito moltissimo, la partecipazione popolare della gente di Rosasco in questa occasione della festa patronale di San Valentino, protettore, difensore degli innamorati, ma anche di un San Valentino che nel suo passaggio era invocato dai fedeli ogni qualvolta si fossero presentati mali come l'epilessia, il mal caduco, il mal di testa, l'afta epizotica degli animali. Festa patronale, cultura patrimonio. È difficile in questi tempi parlare di cultura, perché per festa patronale, e non voglio essere fraintesa, si intende anche, dico io, folklore, ma non quando si arriva ad una classificazione del concetto della festa. Non deve essere oggi una ripetizione di quello a cui assistiamo. Intanto, visto che San Valentino ci ricorda l'amore, ho ritardato qualche minuto, ma arrivato in tempo, perché è stato consumato un altro omicidio, la Mercedes, un figlio che ha ammazzato la madre questa notte. Abbiamo omicidi ogni giorno di genitori che sopprimono delle creature. Abbiamo una società che evidentemente, non è retorico ricordare, sta dando segni da tempo di forte malessere. Allora il richiamo al patrimonio, alla tradizione, a quei valori che vedevano sul sagrato della nostra Chiesa una folla di gente di partecipazione notevole, così come oggi anche la vostra presenza assicura questa tradizione, ecco, questo sindaco, questa amministrazione vuole in occasione di questa solenne celebrazione dedicata al Santo Patrono che Dio benedica la nostra comunità, la nostra devozione e l'ammirazione per San Valentino. Noi dobbiamo cercare di accelerare meno i tempi della nostra vita, ricordarci ogni tanto nei momenti di pausa, di riflessione, quanto importante sia coltivare nella vera accezione la parola amore. E con questi sentimenti che ringrazio lei di